Passa a scorse concluso l'edizione di Ti lascio una canzone ed ha vinto Valentina Criteri con grande merito. Abbiamo vissuto anche grandi emozioni grazie alla presenza di Umberto Tozzi con le sue canzoni ed è stato bellissimo. Devo dire che complessivamente tutta l'edizione mi è piaciuta. Grandissimi giudici Lorella Cucarini, Fabrizio Frizzi e come al solito Massimiliano Pani. Insomma, abbiamo visto una bella edizione. Mi auguro che anche nei prossimi anni venga fatto di nuovo. Però consiglierei alla Rai di cambiare conduttrice perché dopo un po' di anni che lo fa la Clerici è giusto dare spazio anche ad altri conduttori che ne abbiamo di bravi in giro per l'Italia, insomma. Perché dopo 3 anni è giusto cambiare, secondo me. Per il resto è stata un'ottima edizione, anche se purtroppo alcune canzoni erano un po' datate, un po' troppo vecchie, come ribadisco e sottolineo, bisogna modernizzare di più il repertorio, secondo me, se devo proprio fare una critica. Comunque è stata una bella edizione, ci siamo molto divertiti. E soprattutto ha dato una ventata di allegria che ce n'è bisogno di questi tempi con tutto quello che succede. Un bravo ancora a Leonardo De Amicis. Una grande Lorella Cucarini ha dimostrato ancora più volte di più la sua grandezza andando a Ti lascio una canzone. Perché si è dimostrata valida come giudice e siamo orgogliosi di averla insomma in Italia. Una così. Ok, per questa edizione ho finito di dedicare i video. Spero che verrà guardato anche questo. Saluto chi purtroppo non c'è nei big, che però hanno dimostrato il suo valore come la Serena Rizzetto e gli altri di Ti lascio una canzone big. Sono stato contento che abbia vinto Mattia Level. Penso che anche Ti lascio una canzone big abbia dato la possibilità a molti talenti di farsi rinotare ed avere successo, sperando che torni anche quel tipo di torneo, insomma. Un abbraccio e saluto tutti e aspettiamo la prossima edizione sperando che ci siano belle novità a livello di presentazione, a livello di canzoni, insomma. Un abbraccio e continuate a seguirmi su YouTube.